Bentrovati dal convento di Santa Maria delle Grazie. Quest'oggi cominciamo proprio da qui perché vogliamo raccontarvi Padre Pio questa sera. E cominciamo dalla portineria, perché la novena in onore di San Pio da Pietrelcina, come ben sapete, è cominciata con l'inizio della causa di beatificazione di Fra Modestino Fucci, che per 42 anni è stato portinaio del convento di San Giovanni Rotondo. E in questa stanza, la foresteria del convento, ha accolto tantissime persone proprio qui. E proprio di Fra Modestino vogliamo parlarvi, perché numerosi sono quelli che ebbero la grazia di diventare figli spirituali di Padre Pio, potremmo dire ufficialmente, quando invece qualcuno gli chiedeva di diventare figlio spirituale, Padre Pio subito rispondeva: l'importante è che non mi fai fare brutta figura. Poi lo guardava negli occhi, chiedendo, ecco, una sorta di conversione della sua vita. Ecco, diventare figli spirituali di Padre Pio è sempre stato il sogno di tanti, e lo stesso Fra Modestino ci ha raccontato che meritare questo titolo, ecco, era lo scopo di molti. E proprio nel 1956 Fra Modestino era di fraternità nel convento di Agnone, e lui rifletteva sui benefici che potevano ottenere tutti coloro che erano stati accettati da Padre Pio come figli spirituali. Pensava però con rammarico anche a tutti coloro che non potevano giungere qui a San Giovanni Rotondo, e ancora pensava con grande rammarico a tutti coloro che sarebbero poi giunti qui a San Giovanni Rotondo dopo la morte di Padre Pio. Ecco, come diventare figli spirituali di Padre Pio? E questo desiderio si aggiungeva ad un altro che aveva in cuor suo Fra Modestino Fucci, un desiderio che lui aveva constatato già nel momento in cui ebbe questa vocazione importante, questa vocazione religiosa, cioè diffondere la devozione alla Vergine Maria con la recita del Santo Rosario. Allora, quell'anno, in quell'occasione, con questi due desideri nel cuore, giunse qui a San Giovanni Rotondo per trascorrere qualche giorno di vacanza accanto a Padre Pio da Pietrelcina, e in sacrestia, mentre si confessava nella sacrestia antica, mentre si confessava da Padre Pio, lui prese coraggio e chiese: Padre, vorrei formare ad Agnone i vostri figli spirituali, posso? E Padre Pio subito chiese: ma in che cosa consiste quello che tu stai chiedendo? Lui, incoraggiato da quello sguardo paterno di Padre Pio, aggiunse: Padre, vorrei prendere come figli spirituali tutti quelli che si impegneranno a recitare il Santo Rosario e faranno celebrare così una messa ogni mese, secondo le vostre intenzioni, posso? Padre Pio, aprendo le braccia, alzando gli occhi al cielo, disse: mio caro Fra Modestino, posso rinunciare a questo tuo grande desiderio? Fai quello che desideri e io ti assisterò. Beh, al suo ritorno ad Agnone cominciò con entusiasmo questa sua grande missione. Il Santo Rosario si diffondeva alle famiglie, e soprattutto questa grande famiglia spirituale di Padre Pio aumentava sempre di più. Poi un'altra volta, qui proprio a San Giovanni Rotondo, si avvicinò a Padre Pio mentre era sul matroneo della chiesa di Santa Maria delle Grazie, la chiesa grande. Gli chiese: Padre, che devo dire ai vostri figli spirituali? E lui rispose: di loro che do tutto il mio cuore, basta che perseverino nella preghiera e basta che perseverino sempre nel fare del bene. Un'altra volta ancora, mentre Fra Modestino accompagnava Padre Pio dal coro alla cella, siamo verso gli ultimi anni di vita di Padre Pio, chiese: Padre, il numero dei vostri figli spirituali continua ad aumentare, è sempre più grande, cosa devo fare? Mi devo fermare oppure devo continuare ad accoglierne altri? E Padre Pio, aprendo le braccia, disse: figlio mio, aumenta il loro numero finché puoi, perché davanti a Dio hanno più benefici loro di quanti ne abbia io stesso. Padre Pio volle così ratificare questo accordo, donandogli Padre Pio a Fra Modestino la sua corona del Rosario. Questa grande famiglia spirituale
diceva Fra Modestino, si unisce con l'intenzione e col pensiero di Padre Pio ogni sera alle 21 intorno alla tomba di Padre Pio. E lui in uno dei suoi libri scrisse: io Fra Modestino sono lì per guidare la recita del Santo Rosario, e tutti quelli che da casa loro si uniranno alla recita della preghiera che Padre Pio preferiva dalle 21 alle 21:30 e che ogni mese faranno celebrare una santa messa secondo le sue intenzioni potranno diventare figli spirituali. Ecco, lo attestava Fra Modestino, quello che in un certo qual modo sta facendo anche Teleradio Padre Pio ogni sera, diffondendo nel mondo la spiritualità di Padre Pio. E alle 20:45 il Santo Rosario dalla cripta di Santa Maria delle Grazie. E Fra Modestino concluse questo suo pensiero scrivendo sul suo libro: ne do io stesso assicurazione sotto la mia personale responsabilità.